Oggi sciopero confermato, com'è la situazione? Ma noi siamo stati costretti a programmare 2 giornate di sciopero perché, nonostante gli accordi sottoscritti, non si riesce a percepire gli stipendi entro la data del contratto o giù di lì, diciamo, perché il contratto prevede che si devono versare gli stipendi entro la fine del mese a cui si riferisce la retribuzione. Però c'era una discrepanza perché il contratto di appalto ha previsto il giorno 15, quindi i lavoratori hanno tollerato che si slittasse al 15, però dobbiamo prendere atto che da più di un anno di appalto non si è mai arrivato a percepire lo stipendio nella data prevista. Nonostante lo sciopero, però a macchia di leopardo c'è stata un po' di raccolta. Alcuni mastelli sono stati ritirati. Eh sì, siamo alle prese con una delle due ditte, la ditta Bono, che forse non conoscono oppure volutamente, con arroganza, non hanno rispettato l'accordo quadro sul diritto agli scioperi. Il quadro prescrive che bisogna fare solo i servizi minimi essenziali, che sono le caserme, gli ospedali, le scuole, anche se per ora sono chiuse e quindi non ci sono. Quindi loro non hanno rispettato questo, che noi siamo costretti ad andare con le carte bollate, perché purtroppo bisogna fare capire una volta per tutte che ci sono le leggi. No? Quindi noi abbiamo delle regole che rispettiamo, pretendiamo che la nostra controparte rispetti questa norma e chiediamo al Comune, che è la centrale appaltante, di intervenire presso queste ditte e fargli capire, se non lo sanno, gli si fa un corso di formazione per capire come si fanno le relazioni sindacali in questo Comune. Lo sciopero era proprio indispensabile. Non è solo il problema di 11 giorni, perché il ritardo è di fatto sarà di 22-23 giorni. E quindi è una cosa che non possono sopportare i lavoratori. Perché ricordiamo, dato che lei me ne dà la possibilità, che questi lavoratori ancora devono percepire somme dalla Sogger, la quale ha fatto il CU, che è la certificazione dei redditi, e ha previsto tutto l'ammontare delle somme e deve dare ancora 2 rate. In caso di disservizi oppure di interruzione di servizio come quello di oggi, il piano ARO, il contratto non andrebbe revocato, rescisso. Qual è la sua opinione in merito? Ma la mia opinione è che effettivamente questo è messo nel capitolato che, qualora non si rispetti la data del pagamento degli stipendi, oltre il 15 però nel capitolato, anche se nel contratto nazionale è previsto entro la fine del mese, però entro il 15 è un motivo di rescissione. Poi ci sono dei servizi aggiuntivi, delle cose che io non voglio entrarci in questo caso, però il sindacato è disponibile a un confronto. E la situazione è che ancora dobbiamo percepire la 14ª mensilità e lo stipendio di giugno. Ripeto, con tutti gli accordi fatti con l'amministrazione che dovevamo rispettare delle date, eccetera, ma tutto questo non è ancora avvenuto. Noi cerchiamo di avere la possibilità di rispettare una data, qualsiasi sia la data. Abbiamo dato non contrattualmente, il contratto prevede dal 27 alla fine del mese, abbiamo accordato il 15 del mese successivo, ma che si rispetti una data certa dove noi possiamo garantire quello che c'è da garantire. Tutta la cosa, qua abbiamo tutti quanti delle dichiarazioni di reddito da pagare molto esose e i soldi purtroppo vengono, no purtroppo, fortunatamente vengono da questo lavoro. Ma se ce li danno, non ce li danno, non possiamo rispettare le scadenze che noi abbiamo. Loro hanno le loro scadenze, ma noi abbiamo pure le nostre.